Nuovo lavoro iniziato dopo una brevissima pausa, rieccoci qua. E di cosa parliamo oggi, D'Alpino? Difesa personale. Bene, difesa personale, però alza un po' la voce perché altrimenti non ti sento, non c'è il microfono attaccato su. Difesa personale! Bravo! Dovevi difenderti se è difesa personale. Comunque, questo è anche il motivo per cui oggi sono con jeans, maglietta, orologio, braccialetti, ovvero tutto quello che mi porterei dietro, tranne i portafogli perché me lo sono dimenticato nell'altra stanza, sono sincero, ma c'ho anche il telefono qua, tutto quello che mi porterei dietro se dovessi essere fuori, in giro. Quindi si parla realmente di difesa personale, perché ho iniziato a parlare di strategia del Wing Chun, di tattica del Wing Chun, e come spiegare meglio la tattica di un'arte marziale se non con la sua estensione più realistica, ovvero la difesa personale. Prima cosa in assoluto sulla difesa personale, ovvero cosa distingue la difesa personale come ambito dallo sport e dall'arte marziale tradizionale. L'intento. Basta, stop. Perché nel caso di una competizione sportiva, tu che cosa farai? Ti misurerai contro un avversario al tuo livello. Quindi ci sarà il momento di studio, il momento di screening, il momento in cui ti batti letteralmente con l'avversario, e sarà una competizione anche in cui c'entra un punteggio. Quindi dovrò colpire determinate aree per avere un punteggio anche, dato che purtroppo non si vince quasi più per KO ormai, e mi piange il cuore dirlo. Comunque, tornando a noi, al nostro discorso principale, se questo è l'intento, ovvero dare il 100% in una competizione sportiva, quindi con fair play, senza l'intento di scannare male il mio avversario, nel caso di una competizione tradizionale, l'intento può essere lo stesso, ma anche con una ricercatezza di una miglior forma, una miglior tecnica, una miglior estensione di quello che si fa a livello proprio artistico, non tanto pratico. La differenza con la difesa personale di tutto questo è soltanto una cosa, ovvero che la difesa personale, come anticipato precedentemente, ha l'intento di scannare il mio avversario o i miei avversari nel minor tempo possibile per far sì che io possa fuggire e salvarmi dalla situazione. Chiunque dice il contrario, che no, non c'è violenza, si può riuscire a sopravvivere a un'aggressione anche senza far del male eccessivamente al proprio avversario, secondo me dice una grandissima dose di puttanate. Giusto? Sei molto collaborativo e annuente oggi. E un'altra cosa che forse cambia dall'ambito marziale e sportivo sono i bersagli. Esatto, un'altra cosa che avrei intavolato a breve. Perché? Perché sicuramente gola, la sessionaria è consentito, ma in Italia non sono consentiti, anzi è tutta la parte posteriore del corpo. Esatto, e sono differenze non da poco, perché sono bersagli molto utili, anche se potenzialmente letali, per sopravvivere da un'aggressione. Ma siamo qui anche per un altro motivo. Io ho fatto partire un Q&A sia qui sul canale YouTube che su Instagram, dato che purtroppo ho soltanto un unico follower su YouTube, grazie Ninja Storm, ha commentato quel bellissimo post sulla community. Bellissimo, è un po' troppo perché era soltanto una mia foto, la cazzo di cane, quello dove domandavo difesa da, e dovevate completare, però è stata fatta una richiesta, quindi completiamo prima la richiesta di YouTube e poi passiamo a quelle di Instagram sul mio smartphone. Ninja ha fatto una richiesta unica, ovvero difesa da takedown, e questo apre un mondo che sinceramente non meriterebbe soltanto una parte di un video, ma un'intera saga a sé stante, perché i takedown sono le proiezioni al suolo, gli atterramenti, e sinceramente un atterramento è una cosa utilissima, ma anche molto tecnica. Questo perché ci sono due filosofie. La prima, se ad esempio
il carro calpino viene per proiettarmi da un single leg, quindi ad afferrare la gamba, io posso fare due cose. La prima, andare a livello tecnico, quindi portare via la gamba schiacciando la terra e levando la presa. Questo però funziona bene se io sono più pesante o leggermente più pesante del mio avversario. Se il mio avversario non è più leggero di me o è coi peso rispetto a me, questo purtroppo non sarà molto probabilmente fattibile. E tutto ciò perché questa qua è la difesa tecnica principale che viene utilizzata negli sport da combattimento. Però c'è anche una cosa bellissima, ovvero la difesa personale dai takedown, perché ipotizziamo sempre la stessa identica cosa, ovvero che il buon talpino, per cortesia, aspetti un attimo, non faccia tipo i cani che si avvinghia subito alle gambe. Lei è una talpa, non un cane. Adesso il buon talpino da qua, cioè senza guardia né niente, proverà a arrivare nuovamente in single leg e io vi mostrerò la difesa che per me è più consona e utile da una qualsiasi proiezione. Prego. Mirando la spalla per non centrarlo in faccia. Che cosa ho fatto? Mi sono abbassato e ho mollato un gancio basso, un low blow. È utilissimo, ma soprattutto se io volessi centrarlo nel momento in cui lui mira il mio ginocchio, un bel gancio così alla mascella, caricato con tutta l'enfasi del corpo, di certo sortisce il suo effetto. E questa qua è la difesa più soft che mi è venuta in mente. Se io volessi essere veramente stronzo e qualcuno mi afferra una gamba, io che cosa faccio? Lui nel tipico, tiro via la gamba. Ti ho beccato gli occhiali, vero? Il picchi al talpa in azienda adesso. E vado a tirare una bella ginocchiata, possibilmente tenendo la testa, non mollandola come ho fatto adesso, per colpirlo al volto, ma colpirlo in maniera veramente brutale. E sì, come ho detto, in maniera brutale. Chi pensa di risolvere senza mettere violenza e senza offendere l'avversario, almeno con un colpo che lo stenda, purtroppo non ha capito veramente un cazzo della difesa personale. Questo ovviamente è soltanto un'idea perché? Perché ci sarebbero 10.000 cose che possono essere fatte. Io potrei andare con uno sprawl, potrei andare direttamente a trascinare la terra, potrei andare a fare un roll up rotolando e caricando direttamente la sua mascella sulle mie ginocchia. Potrei fare 10.000 cose che non sono ispirate volendo al Wing Chun, ma ad altri stili di combattimento, come possono essere il sandalo, lo shui jiao e altro. Quello che è più affine è un colpo, anche se i ganci teoricamente non ci sono nel Wing Chun, ma teoricamente perché il ritorno del Fat Sao può essere considerato un movimento similare a un gancio, e le ginocchiate. Queste fanno parte del Wing Chun, effettivamente. Nonché sono cose sempre fattibili, perché tutto il resto, se applicato a una donna che pesa relativamente poco, non è molto fattibile. Io infatti sarei restio anche, benché siano ottime discipline, ottime arti marziali, a impartire lezioni di difesa personale basate su judo, jiu-jitsu, brasiliano jiu-jitsu alle donne. Non perché non siano arti che meritano, non perché non siano discipline utili, ma semplicemente perché a volte la differenza di peso e la differenza di intento tra una persona con l'intento di ferire e offendere e una che si deve difendere fa veramente molto, e un colpo, se tirato nelle zone giuste, può fare la differenza. Prese, strangolamenti, leve e blocchi, non troppo purtroppo, soprattutto se la differenza di forza è elevata. Ma, cosa più importante, ti vengono in mente altre difese che potrebbero essere fatte, ad esempio da un takedown, ad esempio in single leg? Allora, così su due piedi no, però una cosa che sicuramente sarà da tenere in considerazione è che la difesa deve essere safe anche da chi le esegue, per non mettere in condizione dopo di pericolo. Esatto, e questa è una grandissima verità, perché io ho mostrato soltanto le cose più semplici da un single leg, perché tra single leg e double leg, se si va a colpire in maniera precisa mascella, naso, la faccia o la testa dell'avversario, si può avere un effettivo guadagno in termini di difesa personale, in termini di reazione a un'aggressione.
e questo ci darà il tempo di stordirlo e scappare più velocemente possibile. Se noi facciamo qualsiasi altra cosa che ci potrebbe mettere nella condizione peggiore, ovvero di essere vittime di eventuali compagni del nostro aggressore, avventore stavo per dire, noi saremo sinceramente nella merda. E la cosa più bella è che potremo andare avanti a parlare di come difendersi dai takedown in questa maniera all'infinito, perché io ho mostrato soltanto una cosa riferita a un takedown, ma se ne potrebbero sviluppare centinaia, e per ogni singolo takedown alla gamba, al braccio, alle gambe, in vita, alla schiena, ci sarebbe tutto un mondo da andare a esaminare. Ma la cosa principale è che per resistere a un takedown a livello tecnico serve per l'appunto un livello tecnico, quindi bisogna conoscere a menadito la tecnica, dato che prese e proiezioni hanno un margine d'errore sì e no del 10%, mentre i colpi hanno un margine d'errore del 50%. Perché dico che le prese e le proiezioni hanno un margine d'errore così basso mentre i colpi ce l'hanno più alto? Perché il colpo ha una traiettoria e una strada che dovrà percorrere. Lungo questa strada ci può capitare l'infinito. Mettiamo caso che io scivolo e quindi non sono nella posizione ottimale. Il colpo non scaricherà bene e io sarò vulnerabile al mio avversario o al mio aggressore. Mettiamo caso che io sono limitato, menomato o alto. Io non colpirò bene. Mettiamo caso che il colpo perderà il 50% delle sue possibilità di andare a segno. Mentre un takedown, nel momento in cui io prendo e vado a chiudere una qualsiasi proiezione, purtroppo noi possiamo riuscire a evitare il takedown o comunque annullare il takedown finché questa proiezione non arriva ad afferrarci, finché appunto la presa non viene chiusa su di noi. Quando la presa viene chiusa, purtroppo, prego. Poi, com'è che parlavamo nel video dei montanti, dubito fortemente che una persona come mossa d'approccio si vada ad abbassare per prenderti e proiettarti. Prima farà qualsiasi cosa per distrarti dalla potenziale da dove vorrà andare ad attaccarti per avere più possibilità di successo. Questo un esempio stupido, mettere le mani davanti per poi scendere. L'esempio più stupido sarebbe il classico do you know coglionetti che facevo alle lezioni, ovvero distrai e colpisci. Non so se si è visto il calcio, ma spero di sì. Il problema è che questo può essere inerente a qualcuno che combatte e che sa combattere. Un aggressore disorganizzato, soprattutto nel caso di un'aggressione da uomo a donna, purtroppo queste cose non le mette in conto. Quindi non ci sarà tanto un'organizzazione del tipo distraggo e poi vado a proiettare, ma ci sarà direttamente lo spatto per terra. Quindi si pensa che non reagirà il nostro avversario, in questo caso l'avversario in questione siamo noi che dobbiamo difenderci, e quindi l'aggressore nella sua testa che cosa fa? Va a fare la prima cosa che gli viene in mente. E questa è una cosa pessima, perché denota che l'aggressore è disorganizzato. Pessima per lui, ottima per noi, perché se è disorganizzato basteranno due colpi dati bene e poi potremo scappare, anche perché il pericolo più grande è che non sia da solo. Ma adesso andiamo con le risposte al Q&A di Instagram, e te le vorrò leggere dato che ho oscurato anche i nomi, dato che molti li conosci anche tu purtroppo.